Hi everyone, sono sempre io, la Sveb, benvenuti in un nuovo video. Sì, sono ancora in pigiama, non so se vi piace il mio super pigiama. Vi piace il mio super pigiama? E niente, oggi siamo qui in un nuovo video. Un po' di tempo fa, ma anni fa, una mia amica mi ha fatto conoscere questo sito, praticamente, dove si chiama In Segreto, dove ci sono appunto questi uomini o queste donne di varie età dove scrivono i propri segreti in anonimo. E c'è stato un periodo che mi ricordo che tipo li leggevo sempre prima di andare a letto e mi facevo un sacco di risate. Quindi oggi sono qui con voi per leggerli. Bene, e iniziamo subito. Uomo di 21 anni. Nessuno lo sa, ma adoro ascoltare le canzoni di Parisito. Va bene, perfetto. Uomo di 23 anni, sappi che io ti capisco molto bene e hai tutto il mio appoggio. Uomo di 23 anni, sto piangendo da ore per la morte di Piton e penso che non sei l'unico che sta ancora piangendo o sta piangendo per la morte di Piton. Donna di 18 anni, sono stata insieme ad un ragazzo per circa 3 settimane. È stato lui a iniziare a scrivermi, ci siamo visti in festa e da lì cosa nasce cosa. Per me è stata una storia bellissima, nonostante sia durata poco. Il segreto è che rileggo tutti i nostri messaggi al posto di stare male e sorrido. Uomo di 18 anni. Sto insieme a una ragazza bellissima e facciamo l'amore spesso. Il fatto è che lo facciamo in modo strano. Praticamente sono sempre io il passivo. Nel senso che lei ha una cintura con un dildo e abbiamo sempre rapporti anali passivi per me. A me non dispiace, anzi mi piace molto, però vorrei qualche volta essere io l'attivo, vi giuro che lei, che con lei non l'ho mai fatto. Ma uomo di 18 anni? Ma come? Uomo di 16 anni. Ho tolto il mi piace a sesso droga pastorizia dopo che hanno fatto un posto contro Vasco. Uomo di 18 anni. Oggi sono andata a casa di mia zia, 35 anni, per portargli il regalo del suo compleanno. Appena arrivai mi disse che voleva cavalcare con me, allora andammo nel letto e me la rimonai per ore. Dopo arrivò mio zio e ci vide nel letto, mi picchiò e mi mandò a fanculo. Comunque un po' di accenti. Vabbè. Dopo un mese si divorziarono. Anche l'italiano però. E adesso io e mia zia abbiamo una relazione e fra un anno ci sposeremo. Ma dove vuoi andare? Hai 18 anni, lei ne ha 35. Cosa vuoi sposarti? È tua zia. Uomo di 18 anni. Ero a Malta in gita con la mia ex classe delle medie. Un mio amico portò con sé la PSP. Madonna, la PSP. Ero alle medie io quando andavo di moda la PSP. Ma come? Io l'ultimo giorno gliela rubai. Ma come? No. Nessuno mi scoprì perché diedi la colpa ad un nostro compagno e tutti ci credettero. Ancora oggi mi chiedo se sia stato lui, ma. Anche io forse all'epoca avrei dato la colpa a qualcun altro, però non si fa, dai. Ho 18 anni. Ho paura del buio perché quando ero piccola mi avevano chiuso nello sgabuzzino di casa per ben un giorno. Madonna, ma che infanzia è morto, scusa. E da lì. Quando sono al buio chiamo mamma. Bella ragazza, io hai la mia comprensione. Donna di 22 anni. Soffro di anoressia sentimentale e per questo cerco solo sesso occasionale. Mi rifiuto davvero tanto di innamorarmi o essere amata. Io penso che ultimamente molti ragazzi, sia ragazze che ragazze, soffrono di anoressia sentimentale. Uomo di 18 anni. Sono fidanzato con la mia ragazza da 2 o 3 mesi. A scuola però c'è questa ragazza che mi piace, non so se lasciare la mia attuale ragazza e provarci, oppure provarci e aspettare che ci sta e lasciare la mia ragazza sapendo che lei ci sta. Però non so se mi sono fatto capire, sono in dubbio. Siamo in dubbio molti. Donna di 16 anni, mannaggia i pesci. Questo è il nuovo insulto, la nuova imprecazione dell'anno 2018. Mannaggia i pesci. Perché non riesco a pubblicare manco un segreto. Va bene.
i problemi della vita. Uomo di 69 anni, ho una relazione con mio nipote di 20 anni, non aiuto, e non lo sa nessuno. E l'altro giorno, mentre glielo mettevo in culo, è arrivata mia figlia e abbiamo iniziato a fare una cosa a tre. Ale, sì, vai, benissimo. Mi sento un po' male, ma ho goduto moltissimo. Uomo di 15 anni. Sono gay, ma non riesco a fare coming out con i miei genitori. Per sentirmi meglio, da un po' di giorni mi sto scopando ogni ragazzo, anche più grande di me. Aiuto, non so cosa fare. Giusto, hai problemi con i tuoi genitori perché non riesci a dire, guarda, sono gay, e quindi affoghiamo questo sentimento nel sesso con chiunque. Sono di 16 anni, mi sento con uno già fidanzato, sono Troia. Dipende, se è lui che ti ha cercata, no. Cioè, nel senso, dopo state a dire ok, non gli rispondo cosa. Però se sei tu che comunque, forse un po', sì, lascia stare, è meglio così, no, non andare con quelli fidanzati, lascia stare proprio. Uomo di 35 anni. Ho conosciuto in chat una ragazza che si è finta maggiorenne e dopo un po' di mesi ci siamo incontrati. Mi ha praticamente saltato addosso in macchina. Mi ha fatto prima un... E poi abbiamo... Ma alla fine, prima di vestirsi, mi ha detto che aveva 14 anni appena fatti, che gragnocca però. Mi è capitato una cosa simile quest'estate, quindi... Per fortuna però era maggiorenne. Tranquillo. Uomo di 14 anni. I miei amici mi prendono in giro perché guardo i video di Nadia Tempest. Adesso vado a vedere anche io i video di Nadia Tempest, non so chi sia. Assoluto, le adoro. E da quando imparai ad allacciarmi le scarpe, ho sempre fatto passare i lacci nello stesso modo, prima da una parte, poi dall'altra, poi si intrecciano, insomma, il classico modo per infilare i lacci nei passanti. E ovviamente mi sbagliavo, perché dietro i lacci delle scarpe da ginnastica c'è un mondo intero. Ciao! Bentornati in un nuovo video, questa volta voglio farvi vedere tre... Ok, uomo di 21 anni. Ho 21 anni, a maggio 22. E sono un ragazzo che sta simpatico alle ragazze. Ma sì, da bambino non avevo problemi ad approcciarmi con loro. Il segreto è che sono vergine nonostante ho avuto la possibilità concreta di farlo molte volte. E ne vado totalmente fiero. È qualcosa di prezioso che spetta la donna della mia vita, la mia moglie. Moglie? Adesso si chiama moglie? Non moglie? Sono disposta ad aspettare, l'unica cosa che mi fa star male è il fatto che i miei amici non ci credono, rendendo apparentemente vani i miei sforzi. Io penso che se tu hai un ideale, hai comunque, cioè credi in questa cosa, vai avanti, cioè lascia stare i tuoi amici. Bravo comunque, a 21 anni, tu uomo. Donna di 17 anni. Questa strana convinzione che fa VJ ce l'abbia enorme. Ok, dopo questo direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre fate quello che volete, lasciate like, commenti, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo episodio di In Segreto. Hi everyone!